Mi congratulo col governo italiano e col ministro sulle misure strutturali intraprese a livello nazionale. George è stato molto gentile a citare lo sforzo di riforme dell'Italia. È lo sforzo di riforme che ci porta a chiedere, tanto per anticipare una possibile domanda che possa venire più avanti, che ci porta a chiedere con tutto il diritto una gestione della politica fiscale più flessibile in base alle regole che l'Europa ha definito, non a regole che ci stiamo inventando. Questo lo vorrei ribadire con estrema fermezza. L'impostazione di politica economica del governo quest'anno e gli anni successivi non cambia. C'è un'agenda di riforme strutturali che servono alla crescita, c'è un'agenda di investimenti pubblici. Questo permette di utilizzare clausole di flessibilità che io ho sempre considerato non come un indebolimento della disciplina, ma come un sistema di incentivi appunto a fare riforme e a fare investimenti. L'Italia chiede entro i margini previsti dalla Commissione di utilizzare questi margini, quindi non c'è nulla che non sia compatibile con quelle regole, non chiede nuova flessibilità, come ho visto dire da autorevoli esponenti italiani e europei, non stiamo chiedendo nulla di nuovo, tutto ciò è incluso nella legge di stabilità che è stata approvata dal Parlamento. Per gli anni successivi continua il processo di consolidamento, il deficit si riduce, il debito comincia a scendere da quest'anno e quindi c'è una compatibilità assoluta tra politiche di bilancio e politiche di riforme. Nell'ambito delle richieste compatibili con le regole europee, ci auguriamo semplicemente che la risposta sull'ammissibilità di queste richieste sia sciolta presto da parte della Commissione, quindi evitare di continuare ad avere un'incertezza che non aiuta sicuramente la crescita.